Un caro saluto a tutti ed un ringraziamento innanzitutto per averci invitato a una festa tanto simpatica e tanto accogliente. Queste sono le vere realtà del presente, cioè l'amicizia interpartitica, interpolitica che un paese come San Possidonio accorpa nella propria gente, questo grande valore che la gente esprime in queste riunioni, dove tutto sa di buono, sa di casalingo. Indipendentemente dai pensieri di Monti, della Merkel o del presidente Sarkozy, sono le simpatie di un ospite come ci è arrivato in casa oggi, che rappresentano il futuro. Questa è la realtà. Venendo alla fantasia utopistica e un po' cosmica di Massimo Provisi, c'è da dire una semplice cosa. Se vi guardate attorno, il cielo azzurro di oggi, i colori delle piante, i colori dei mattoni della vostra San Possidonio sono gli stessi che Massimo usa per i suoi pianeti e per i suoi soli morti o vivi. Questa è la grande messaggio di un'identità artistica, sapere essere riconoscente alla propria terra, amarla e programmarla verso il prossimo con tanto affetto uguale. Massimo Provisi, ve lo anticipo, andrà a New York in una prestigiosa galleria di Manhattan a fare la sua ennesima esposizione. L'hanno voluto i più grossi critici e mercanti di New York. Questo, l'applauso che vi farete, sarà l'augurio per questo. Ancora un saluto alla gentile ospite francese. Bene, chiudiamo gli interventi con Angelo Leini, critico nazionale di Ligabue. Mi hanno detto, è vero? Prego. Ebbene, proviamo a immaginare per un momento cosa posso dire io dopo aver sentito quelli che mi hanno preceduto. Hanno detto tutto, tutto quello che si doveva dire in una giornata splendida appunto come questa. Ma io voglio entrare nella pittura di Massimo per capirne, o per cercare di capire assieme a voi, per capire i contenuti, per sapere cosa esprime esattamente, non mera materia, come noi siamo abituati a vedere in tante circostanze. E qui è necessario che io faccia una comparazione. Molti di voi, la stragrande maggioranza comunque, si è incontrato nella vita o sul giornale, o in una galleria, o in una mostra, o in un libro, Lucio Fontana. Bene, Lucio Fontana cosa c'entra con Massimo? C'entra come? E perché c'entra? Perché Massimo, a differenza di Lucio Fontana, che taglia una tela e attraverso quella fessura, quella fenditura, esce negli spazi senza sapere quello che incontra, Massimo usa il colore. E non è importante avere un telescopio, avere qualcosa per guardare in alto, perché noi potremmo guardare fino a un certo punto, ma c'è ancora un punto che è il punto di non arrivo, dove non si arriva mai. Allora Massimo si avvale di quella creatività, di quella fantasia, di quel romanticismo che è tipico dei pittori, perché qui non siamo di fronte a un pittore di San Possidonio, siamo di fronte a un pittore che ha avuto la fortuna, il privilegio di poterlo presentare a Verona nell'estate appena trascorsa, dove ha colto un plauso straordinario da parte di una critica capace di valutazione. Al di là che poi i critici a volte possono esagerare, ma con Massimo no, perché? Perché lui entra in punta di piedi, entra in modo quasi estraneo alla materia, che poi se ne appropria, mesce il colore, attenzione, qui è il punto. Lui non ha idea quando si mette di fronte alla tavolozza di quello che uscirà, perché se ciò fosse sarebbe un pittoretto, no? Lui si abbandona a quel sentimento interiore e sulla tavolozza mesce i colori in un modo che esso stesso non lo sa. Esprime dei valori proprio in funzione di quel sentimento che non è comune a noi mortali, cioè non è comune a tutti, perché i grandi maestri, i pittori hanno questa caratteristica, che sanno obbedire al richiamo. Mi viene in mente il richiamo della foresta, e qui
lui obbedisce a un richiamo interiore che è stata la natura a dotarlo di questo, è stato un privilegiato, un fortunato, ha saputo cogliere l'essenza e ci ha dato le opere che noi oggi avremo modo di vedere. Ma vorrei ricordarvi una cosa, e vado a concludere, c'è un quadro straordinario che ritrae in modo informale solo parzialmente ed è l'autoritratto di Massimo, un ritratto che mi stava dicendo che l'ha scelto la madre, e la madre non intende di pittura, ha visto in quella figura, nel segno di questo pittore, ha visto la figura del figlio. Quindi noi guardandolo ci accorgeremo che la madre, ancora la madre, che poi la madre di tutte le arti, di tutte le pitture, ci porta a questa gioia, alla gioia di scoprire, là dove ci fosse qualcosa da scoprire, proprio in nome di quel sentimento che è dentro di sé. Quindi il pittore è questo, è il padre, la madre, il figlio, il nipote, il pittore, il maestro, è quello che ci accompagna appunto negli itinerari per darci la soddisfazione di vivere con lui queste esperienze. Grazie.